buttare la pancia per non farla vedere. Se la mette davanti, quindi è la prima volta che ti ho visto senza vergogna e ho apprezzato la tua pancia. Poi Costantino Palumbo, che veramente io non vedevo da tanto tempo, è stato uno dei punti di riferimento per me quando a Foggia, nella mia città, si cominciava con un'orchestra che si chiamava Parker Boys. Te la ricordi? Erano quelli che avevano imparato gli strumenti ex bandisti. Io la faccio lunga, perché mentre quando vado a braccio non me ne frega niente. C'erano questi bandisti, no? La nostra cultura musicale è anche informata dalla banda, no? Dal suono della banda, perciò io ho cominciato a suonare il clarinetto, mica per Benny Woodman, ma perché vedevo quelli che suonavano il clarinetto nella banda nelle prime file, e poi quindi la banda, e quindi c'erano i musicisti di Foggia che avevano cominciato a essere o figli di bandisti o banditi, poi sono americani e hanno cominciato a suonare il jazz, naturalmente con tutti gli inconvenienti che si verificavano, cioè, io posso ricordare a lui, Alfredo Matruder, Romolo Russo, tutti quanti, cioè, ci radunavamo tutti in un bar che si chiamava Bar Cavour, perché Cavour bis, noi sempre con l'accento sbagliato, noi siamo Vermutto, Cavour, in Reggio, sì, perché non lo sa. Sempre con l'accento nel Bar Cavour, detta anche la fumeria, dove c'erano questi musicisti e che raccontavano queste storie degli americani, con gli americani, che a me sono rimaste impresse, soprattutto perché poi molti di questi strumenti, di questi musicisti antichi, avevano avuto incidenti con la guerra, grande bombardamento, chi aveva perso un braccio, chi una gamba, chi una cosa, eccetera. E mi ricordo sempre che si diceva che un britano americano che aveva scritturato 6 musicisti voleva dare 5 paghe perché aveva scoperto che mancava un pezzo all'uno, all'altro, mancava un cristiano sano. Una delle cose che aveva. Allora, che dobbiamo dire della Puglia? Scusa, c'era, aspettate, giustamente, troppe chiare, troppe cose. Posso prendere il microfono del cantante? Ah, ecco. Però c'era una sorpresa. Funziona? Sì. Allora, una piccola. Ognuno c'ha il suo. Che nessuno sa. Lo sai solo tu, lo sai. C'è una vecchia di dimestichezza. Ma sappiamo solo noi due. Di che? Una cosa che tu non sai, solo io. O meglio, tu lo sai, ma io pure. Tutte e due lo sappiamo. Tu sei stato allattato. Ad Ascoli, sapete, da mia nonna. Madonna. Da tua nonna. Noi siamo quasi parenti. Tu mi devi ricordare qualcosa, tu nasci da me. Siamo parenti. Anna, mi pare. Sì. Mia nonna. Ma tu, il tuo fatto che era tua nonna non lo sapevo io. Abbiamo lo stesso l'apposito. Siamo parenti. Cioè, capisci, tu hai figli? No, non ce l'ho, però io mi ricordo una cosa di Ascoli Satriano, che è una cosa, perché la nonna ci ospitò ad Ascoli Satriano durante la guerra. Ascoli Satriano, adesso è una metropoli, ma prima non aveva i servizi igienici, e la notte, e mi dispiace dirlo alle cose di Milano, poi dopo parliamo anche di Milano, ma la notte passava un carretto sul quale si riversavano con un'altra tromba, ci svegliava alle 4 di notte e si riversava il contenuto del bugliolo, diciamo, su questo carretto che poi procedeva nella notte con la sua puzza. Quindi io mi ricordo questa cosa di Ascoli, meravigliosa. Senti, sono stato molto contento di vedere queste immagini, però non vorrei copiare l'avvocato Bernardini De Pace, però veramente ho notato, appena entrato qui, che qui c'erano cose meravigliose, si vedono della Puglia, i nostri panorami, le nostre cose, i nostri monumenti, la cultura antica, eccetera. Appena uscivano le pettole, appena uscivano, c'erano, cioè non c'è niente da fare. Appena uscivano i pesci, sentivo un mormorio. Io ho sentito in quel caso, no, era la terza quella, terza provincia di Taranto. Sì, e c'è questa caratteristica dei pugliesi. Noi siamo un gruppo di pugliesi che viviamo a Roma, no? Con Michele, tuo fratello, poi con Michele Mirabelle, con Lino Banfi, con gli eredi di Arnaldo Santoro, che lui, con Gegè Telesforo, con le cose, eccetera.
E verso la domenica, siccome abbiamo nostalgia del nostro idioma, noi, pur essendo di città differenti, ci telefoniamo e molto spesso o ci incontriamo nei mercatini alla ricerca di lambacioni.